Cari amici e amiche carissime, siamo nell'ottava di Natale, quindi un santo Natale a tutti e benvenuti o bentornati al nostro appuntamento per ora mensile, speriamo presto anche bimensile, vediamo quello che Dio vuole, con il Catechismo di San Pio X, l'immortale Catechismo di San Pio X, che ci aiuta ad immergerci in maniera semplice, immediata, diretta, chiara, sintetica, ecco, in quella che è la sana dottrina cattolica, in quelli che sono i fondamenti della fede. Molto importante, a mio modestissimo avviso, conoscere o riscoprire e padroneggiare bene i fondamenti della nostra fede, perché la buona battaglia si combatte anzitutto con la fede. Quando San Pietro esorta i membri della comunità cristiana a guardarsi dal diavolo, dice: resistetegli forti nella fede, saldi nella fede. Ecco, per essere forti e saldi nella fede, la nostra fede deve essere ben formata e dobbiamo essere ben radicati, e per essere ben formati, siccome già la fede, come ci siamo detti diverse volte, ci mette in diretto contatto con verità che di per sé non sono evidenti, perché ordinariamente ciò che appare evidente è il contrario di quello che la fede ci insegna. Quindi, trattandosi appunto di cose non evidenti, è importante che su di esse conserviamo le idee chiare. Ecco la ratio che ha animato a suo tempo, più di un secolo fa, questo santo Papa a offrirci questa sintesi. Siamo ancora nella parte, diciamo, introduttoria, quella che appunto sintetizza la dottrina cristiana prima di addentrarsi nel credo. Quindi ci sono questi 30 numeri, circa 27, che sono come un volo di gabbiano, un'overture su quello che è proprio la sintesi proprio essenzialissima, ecco, di quella che è la nostra fede. Abbiamo visto nelle puntate precedenti chi ci ha creato, chi è Dio, gli attributi di Dio, e la volta scorsa il fine per cui siamo stati creati, e quindi il fine e dietro il fine anche la fine che possiamo fare, quindi la buona fine che tutti speriamo di fare, cioè il paradiso, ma anche la brutta fine che, ahimè, è possibile fare e dobbiamo fare molta attenzione a non farla. Oggi il discorso si conclude con appunto, un volo di gabbiano su Dio e le persone della Santissima Trinità, e in particolare sulla seconda che stiamo celebrando particolarmente in questi giorni perché si è incarnata per noi uomini e per la nostra salvezza, e poi brevemente, ma insomma, che dobbiamo fare per vivere secondo Dio? Un altro numero storico, bellissimo, memorabile. Passo subito alla lettura commentata degli articoli, perché è un piacere anche per me che alcuni li ricordo personalmente a memoria, ripercorrerli e risentirli. Il numero 19, anzitutto: Dio è uno solo? La risposta è: Dio è uno solo in tre persone uguali e distinte, che sono la Santissima Trinità. Ora, questo deve essere per noi chiaro, che non sempre lo è. Dio è uno solo nel senso che le tre persone della Santissima Trinità non costituiscono tre entità semplicemente distinte, perché altrimenti sarebbero tre dei, ma sono, questo è un mistero chiaramente, uguali e distinte all'interno dell'unità divina, cioè di una sola sostanza divina. Per evitare che si ingenerassero confusioni, perché una delle eresie grossolane sulla Trinità è appunto quella del triteismo, cioè di concepire queste tre persone come tre entità semplicemente distinte, dimenticando l'unità divina. Per evitare che questo accadesse, cosa ha fatto nostro Signore? Non si è rivelato subito come uno e trino.
ma si è rivelato anzitutto come uno. E questo perché? Perché, come sappiamo, nelle culture antiche il monoteismo non esisteva. Cioè, la prima religione monoteistica è stata l'ebraismo, perché in tutte le religioni c'era il politeismo. Voi immaginate, dentro un contesto di quel genere, se Dio si fosse da subito rivelato come trino. Nessuno avrebbe compreso correttamente quel poco che si può comprendere della Santissima Trinità, perché certamente avrebbero concluso: ah, va bene, gli dèi non sono tutti quelli dell'Olimpo, ma ce ne sono soltanto tre, Giove, Marte e Giunone, per dire, no? Cioè, il corrispettivo di Giove, Marte e Giunone. No, non è così. Quindi, monoteismo rigidissimo, quello stesso monoteismo rigidissimo che anche, diciamo così, negli ebrei migliori, ai tempi di Gesù, come dire, ha causato una grandissima difficoltà ad accettare che Dio avesse un figlio, negli ebrei migliori, perché poi i farisei, gli ipocriti, quindi quelli che erano in malafede, non estimavano, ma anche quelli che erano i migliori, pensiamo a un Gamaliele, per esempio, no? A un Gamaliele, che era un santo rabbino, fu quello che in un certo senso difese gli apostoli dicendo: ragazzi, qui c'è qualcosa che non va, lasciamo perdere, non gli facciamo la guerra a questi, perché sì, ci sono delle stranezze, però prendiamoci tempo. Ecco, Gamaliele era un sant'uomo, era, e alla fine la tradizione ci tramanda che c'è riuscito a fare un atto di fede, però era difficile, proprio perché il Signore, per radicare bene il concetto che Dio è uno solo, nell'Antico Testamento è instaurato un monoteismo rigidissimo, severissimo, proprio per stroncare ogni forma di politeismo. Solo dopo è venuto Gesù, e Gesù ha cominciato a dire che io e il Padre mio siamo una cosa sola. Io sono il figlio di Dio, chiaramente, davanti a Pilato, per esempio, nel Vangelo di San Giovanni, e promettendo poi lo Spirito Santo che arriva subito a Pentecoste. Quindi Dio è uno, ma non è da solo. Però queste tre persone sono uguali e distinte. Cosa significano uguali e distinte? Cioè, sono realmente distinte tra loro, ma tra loro, attenzione, non c'è nessuna differenza sostanziale, anche perché fanno parte di un'unica sostanza. Io qui spiego un po', non approfondisco un po', perché penso che chi segue... Cosa significa questo? Significa che tutto ciò che si può dire o predicare di una persona divina, si può sempre e comunque predicare delle altre. L'unica cosa che non si può predicare di tutte e tre è la proprietà di ciascuna persona. Cioè, non si può dire che il Figlio è Padre, né che lo Spirito Santo è Figlio, né che il Padre è Spirito Santo, né che il Figlio è Spirito Santo. Il Padre è Padre, il Figlio è il Figlio, lo Spirito Santo è lo Spirito Santo. Il Padre è il principio della divinità, quindi è innascibile, questa è la sua proprietà, e genera il Figlio, che appunto è generato dal Padre, questa è la sua proprietà. L'amore del Padre e del Figlio fa spirare lo Spirito Santo, che procede appunto dai due. Fatte queste distinzioni, sto facendo la sintesi di un corso di teologia trinitaria, tutto è comune. Il Padre è onnipotente? Sapete che nel credo diciamo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Dire che il Padre è onnipotente non vuol dire che il Padre è onnipotente e il Figlio non è onnipotente, lo Spirito Santo non è onnipotente. Ci sono degli attributi, perdonatemi se vado veloce, che si attribuiscono ad una persona, come si dice tecnicamente, per attribuzione, cioè non è che il Padre è onnipotente e gli altri due no, ma siccome il Padre è l'origine della divinità, perché il Padre è l'origine della divinità, anche se non dobbiamo intendere questa origine come se ci fosse un momento in cui fosse da solo senza il Figlio e lo Spirito Santo. No, ecco, questa era l'eresia di Ario, tanto per dire nata. E allora a lui si attribuisce per antonomasia l'onnipotenza, così come allo Spirito Santo si attribuisce l'amore, così come al Figlio si attribuisce
per antonomasia la sapienza, perché lui appunto è il logos, è colui che è la parola dentro la Santissima Trinità. Quindi, però, il Padre onnipotente, il Figlio onnipotente, lo Spirito Santo onnipotente, il Padre onnisciente, il Figlio onnisciente, tutti gli attributi che abbiamo studiati, divini, appartengono alla sostanza divina e quindi sono posseduti in uguale misura e senza nessuna differenza da tutte e tre le persone. Ricordate sempre, basta, è facilissimo capire la Santissima Trinità. In Dio non c'è né un prima né un dopo. Quindi tutti e tre sono coeternamente compresenti e non possono stare, non ci può, non è concepibile un momento in cui c'era l'uno senza l'altro. Quindi non esiste il prima e il dopo e non esiste il più e il meno. Non è che il Padre, siccome è l'origine della divinità, è da più del Figlio e dello Spirito Santo, eh? Ok? Nessuno pensi sciocchezze di questo genere. Sono uno stesso ed unico Dio. Non c'è il prima e il dopo, non c'è il più e il meno. Ora, queste tre persone della Santissima Trinità hanno dei nomi propri, però, che indicano appunto il posto che hanno nella Santissima Trinità e anche la proprietà, si chiamano anche tecnicamente le relazioni di origine. Cioè, come si chiamano le tre persone della Santissima Trinità? Le tre persone della Santissima Trinità si chiamano Padre. Perché si chiama Padre? Perché genera. Perché si chiama Figlio? Perché è generato. E perché si chiama Spirito Santo? Perché spira. Ossia, procede. Cioè, i nomi della Santissima Trinità designano semplicemente diciamo, la proprietà peculiare della singola persona all'interno della Santissima Trinità. Un padre è padre perché genera, un figlio è figlio perché è generato, e la terza persona è spirito perché spira. Tutto qui. Quindi, attenzione, delle tre persone della Santissima Trinità, numero 21, si è incarnata e fatta uomo qualcuna? Cioè, delle tre persone della Santissima Trinità si è incarnata e fatta uomo la seconda, cioè il figliolo. Attenzione, chi si è incarnato è il figlio. Non si sono incarnati tutti e tre, eh? È chiaro che figlio, Padre e Spirito Santo sono inseparabili, ma non si è incarnato il Padre, non si è incarnato lo Spirito Santo, si è incarnato il Figlio. Come si chiama il Figlio di Dio fatto uomo? Il Figlio di Dio fatto uomo, 23, 22, si chiama Gesù Cristo. E attenzione, chi è Gesù Cristo? Bella domanda, eh? Proviamo a rispondere prima che ci dia la risposta del Catechismo. Chi è Gesù Cristo? È la seconda persona della Santissima Trinità, cioè il Figlio di Dio fatto uomo. È la seconda persona della Santissima Trinità, eh? Quindi chi si trovava dinanzi di nostro Signore Gesù Cristo vedeva soltanto l'umanità. Ma l'umanità di Gesù Cristo, poi ci torneremo, non ha come la mia e come la tua una individualità propria e indipendente, non sussiste se non nella persona del Verbo eterno del Padre. Per cui, tanto per far capire, se per assunto, quell'uomo, Gesù Cristo, non fosse unito, secondo l'ipostasi, alla persona del Figlio di Dio, cesserebbe semplicemente di esistere. Non ha un'esistenza autonoma. Questo è il grande mistero dell'incarnazione. Ventiquattro. Gesù Cristo è Dio e uomo?
Gesù Cristo è l'uomo Dio o il Dio uomo. Sì, Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, attenzione, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, noi professiamo nel credo, ma è anche veramente uomo come noi, in tutto uguale a noi. L'unica cosa che non ha, che noi abbiamo, ma noi abbiamo non perché appartiene all'essenza o alla natura dell'uomo, assolutamente gli è estranea. L'unica cosa che lui non ha è il peccato originale con le sue conseguenze e il peccato attuale, ma questo non avremmo dovuto averle neanche noi. E attenzione, questa è una considerazione che riporto io, non c'è nel catechismo. Adesso nel numero 25 San Pio X spiega perché il figlio di Dio si fece uomo. A questo perché è chiaro che la risposta al perché è una risposta che tiene conto di come sono andate effettivamente le cose, non di come sarebbero potute andare, cioè. Stante la caduta dell'uomo, lo scopo prossimo principale dell'incarnazione è divenuta la necessità della redenzione. Nel 25 si scrive: perché il figlio di Dio si fece uomo, il figlio di Dio si fece uomo per salvarci, cioè per redimerci dal peccato e riacquistarci il paradiso. Attenzione, solo per questo Gesù è fatto uomo. Gesù non è venuto sulla terra a insegnare una dottrina, una filosofia, a farci diventare più buoni, a insegnarci la cura dei poveri, la salvaguardia del creato, tutte quante le cose che si dicono adesso in giro, come dire, a costruire la pace, ad accogliere tutti. Non è venuto a fare questo. Chiaro che un cristiano, un seguace di Gesù, poi, conseguentemente alla vita santa che acquisisce, è evidente che porrà in essere anche questi atti, non solo questi atti, cristiani, questi non sono neanche gli atti principali, insomma, della fede cristiana. Però c'è anche questo, d'accordo? Io ho sempre detto che un figlio di Dio, se un discepolo di Gesù, non c'è bisogno che faccia l'educazione civica, che gli insegni il rispetto dell'ambiente. Non c'è bisogno. Ti pare che io vado a deturpare una cosa, tra virgolette, per certi aspetti sacra, semplicemente perché è stata creata da Dio? Tutto quello che noi vediamo è stato creato da Lui, ti pare che io lo vada a deturpare? Cioè, non mi passa manco per l'anticamera del cervello, no? Quindi, quindi Lui è venuto per la nostra salvezza. Salvezza significa, che significa salvezza? Significa redenzione dal peccato e riacquistarci il paradiso, cioè, se Lui non fosse venuto. Qualcuno mi ha scritto qualche mail, mi sa, recentemente, dice: ma fammi capire, se Gesù non fosse morto in croce, in paradiso non ci andava nessuno. No, in paradiso non ci andava nessuno. E la sto per dire ancora più grossa. Se Gesù non andava in croce, non sarebbe stata nemmeno concepibile la Madonna, perché la Madonna c'è stata ed è stata quello che è stata, perché i meriti della passione e morte di Gesù a lei sono stati applicati in anticipo e in via non successiva, quindi redentiva, ma preservativa. Questo gli esseri umani lo devono riconoscere. In nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo, sulla terra e sottoterra. Ho detto tante volte che oggi Gesù, l'ho detto anche nelle omelie, ma si vede in giro in continuazione, è diventato per molti semplicemente inutile. Ma perché è diventato inutile? Per due motivi molto semplici: il peccato non esiste più, non ci sono peccati da cui essere redento. Da quale peccato devo essere redento? Se non ammazzo e non rubo, abbiamo bello che è finito. Non ci sono altri peccati oltre ammazzare e rubare, nella testa, insomma, di non poche persone. Quindi quelli che dovrebbero essere redenti sarebbero soltanto, che ne so, i mafiosi, i camorristi, i narcotrafficanti, proprio i criminali, i delinquenti, quindi quelli che ammazzano e rubano.
insomma, se una persona non ammazza e non ruba, poi ovviamente non ammazzo e non rubo, però l'aborto, nessuno pensa che sia ammazzare un essere umano innocente e indifeso, tra l'altro. Cosa da grandi vigliacchi, perché, capito? Cioè, c'ha più coraggio, che ne so, il camorrista che va a fare un regolamento di conti, che è evidente, no? Perché se vai a fare un regolamento di conti, se qualcuno è più veloce di te, ti spara prima del tempo e muori tu. Ma quando tu vai a sparare sulla Croce Rossa, quindi su un essere indifeso, cioè come si fa? Non ammazzo e non rubo sarebbe anche un discorso che lascia il tempo che trovo. Quindi non ci sono più peccati da cui essere redenti. Quindi che me ne faccio di Gesù Cristo? Ah, il paradiso. Allora, paradiso, punto primo, per molta gente, finita la vita, si va sotto un metro di terra e non c'è più niente. Qualcuno che crede che c'è qualcosa, purtroppo, io dico queste cose con estremo dolore, quei pochi, allora tutti vanno in quel qualcosa di bello che c'è. D'accordo? Cioè, lì si va in automatico, qualunque cosa hai fatto nella vita, si va tutto in paradiso, secondo quello che pensa oggi il pensiero comune, quelli che ci credono. Quindi, o uno non ci crede, oppure se ci credo, andiamo tutti in paradiso, perché Dio è buono, Dio è misericordioso, Dio è qua, Dio è là, quindi andiamo tutti in paradiso. L'inferno non esiste, o se esiste, abbiamo visto la volta scorsa, è vuoto, fine del discorso. Quindi, ma che cosa me ne faccio di Gesù Cristo? Che ci devo andare a messa, a perdere un'ora di tempo? Che vado a fare? A che serve la messa? A che serve la confessione? A che serve la preghiera? Capite? E guardate che non ci vuole niente a distruggere tutto. Se il peccato non esiste, se l'inferno probabilmente non esiste, se forse esiste il paradiso, tanto vanno tutti là. Perché te abbiamo già tribolato così tanto su sta terra, ne ho sentite tante da prete, no? Dice, te, mo ci manca pure l'inferno, abbiamo già tribolato così tanto su sta terra, se c'è proprio qualcosa sicuramente andiamo di là, perché cioè, basterà tutto quello che abbiamo tribolato sulla terra, o no? E basta, no? E quindi che cosa ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo per salvarci? Gesù Cristo per salvarci, si legge nel Catechismo, soddisfece per i nostri peccati, patendo, sacrificando se stesso sulla croce, e ci insegnò a vivere secondo Dio. Puro e diretto. Soddisfece per i nostri peccati significa, fuori di metafora, pagò il prezzo del nostro riscatto. Perché cioè, Gesù Cristo ha pagato il prezzo del nostro riscatto. Redenzione in greco è apoliutrosis. Apoliutrosis era il prezzo del riscatto, cioè sotto due punti di vista. Voi sapete che quando una persona era schiava, per poter riacquisire la libertà, qualcuno lo doveva comprare e renderlo libero. Nel diritto romano si chiamavano i liberti. Tu dovevi pagare, se no lo schiavo rimaneva. Oppure, il prezzo del riscatto, questo lo conosciamo anche oggi, c'è un sequestro di persona. Lo tengono imprigionato. Mi dai 1 milione di euro e te lo libero, se no l'ammazzo. Guardate che la redenzione è questo. La redenzione è questo. Noi eravamo tutti quanti soggetti alla schiavitù per tutta la vita. Andavamo tutti quanti dritti sparati all'inferno, d'accordo? Se il nostro Signore Gesù Cristo non ci avesse redenti. È chiaro che il prezzo del riscatto il nostro Signore l'ha pagato a chi? Al Padre. Perché
è Dio il soggetto offeso da un peccato, un'offesa infinita, per cui richiede che l'offerente, colui che offre il prezzo di riscatto, abbia la stessa dignità del soggetto offeso. Ecco perché si è fatto uomo nostro Signore Gesù Cristo. Ci voleva un Dio uomo, non bastava un uomo santo. Però deve offrire il prezzo del riscatto, come dire, nella stessa condizione di chi Dio l'ha offeso. Quindi non basta che sia Dio, ma deve essere anche uomo. E dal momento che c'è stata una disobbedienza e una prevaricazione che ha portato anche nel peccato originale, al godimento disordinato di piaceri sensibili, la del frutto proibito, ci dovrà essere una buonobbedienza pazzesca e una sofferenza infinita. Questa è la redenzione, proprio detta in quattro parole. Capiamo, cioè, non è un gioco, non è uno scherzo. Nostro Signore non è venuto sulla terra a cambiare aria. Lui ha fatto quello che doveva fare, poi bisogna vedere come e se noi beneficeremo di quello che lui ha fatto per noi. Quindi, dopo aver fatto questo, ci ha insegnato a vivere secondo Dio. Numero 27. E per vivere secondo Dio, che cosa dobbiamo fare? Per vivere secondo Dio, questo stampiamocelo e attacchiamocelo in camera. Dobbiamo credere le verità rivelate da Lui, osservare i Suoi comandamenti con l'aiuto della Sua grazia che si ottiene mediante i sacramenti e l'orazione. Qui c'è scritto tutto, tutto. Vuoi vivere secondo Dio? Devi credere le verità rivelate da Lui. È chiaro che per crederle le devi conoscere. Le devi conoscere tutte. Le verità rivelate, tutto quello che la Chiesa crede è sintetizzato, ecco perché lo diciamo ogni domenica, nel Credo di Nicea Costantinopoli, che rappresenta l'ossatura delle cose che noi crediamo. Tutti quanti i catechismi, anche quello di San Pio X, anche quelli nuovi, non sono altro che un commento approfondito ai singoli articoli del credo, perché poi nei singoli articoli del credo sono contenute tutte le verità di fede, anche quelle che poi la Chiesa ha contribuito nel corso del tempo a focalizzare, ma dipendono tutte dal credo. Nei 12 articoli della versione apostolica e nella versione allargata, già arricchita dei contributi contro le grosse eresie ariane e pneumatomache, quindi il simbolo di Nicea Costantinopoli, che diciamo ogni domenica. Quelle cose no, bisogna anzitutto conoscerle bene e poi crederci. 1. Basta la fede? No, ci vogliono anche le opere. Per andare in paradiso bisogna osservare i comandamenti dal primo al decimo. Il primo, il terzo e il sesto, oggi non li osservo quasi nessuno. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me. Chi è che mette Dio al primo posto? Oggi. Chi lo mette Dio al primo posto? Gli uomini di oggi sono una banda proprio indiscriminata di idolatri. Chi idolatra gli idoli del mondo? Chi idolatra le persone? Chi idolatra il potere, il successo, il denaro? La scienza, l'altro grande idolo, d'accordo? I redentori umani, d'accordo? Oggi c'è un problema, eh? La salvezza viene dall'uomo, non viene da altri. La si cerca nell'uomo, non nel Salvatore. Il terzo comandamento, la santificazione del giorno festivo, le messe domenicali e festive sono comandate sotto pena di peccato grave nei giorni del Signore, a meno che non ci sia una motivazione grave, un obbligo non eludibile, un dovere, un lavoro, come dire, socialmente necessario o utile, non si va in giro a fare shopping, impicci, imbrogli e cose di questo genere.
Non ci si va. E vogliamo parlare del sesto comandamento. Ci ho fatto un'omelia abbastanza forte domenica scorsa, nella festa della Santa Famiglia. I peccati contro il sesto comandamento di oggi, che quasi nessuno nemmeno riconosce come peccati. C'è una montagna di fango pazzesca. Chi non osserva i suoi comandamenti in paradiso non ci va, eh? A meno che a un certo punto non faccia una buona confessione generale, non si penta, dopodiché, dopo che li ha confessati, però la smette di commetterli. Se no in paradiso non ci si va. Oh, non ce la faccio a osservare i comandamenti, certo che non ce la fai. Ci vuole la grazia di Dio con l'aiuto della sua grazia. E dove la trovi la grazia di Dio? La trovi nei sacramenti e nell'orazione. Solo chi prega e frequenta i sacramenti può avere la grazia necessaria ad osservare i comandamenti e quindi a compiere quelle buone opere che sono necessarie perché la salvezza che Gesù Cristo ci ha conquistato e offerto possa essere in noi efficace. Quindi per questo che i santi dicevano chi prega si salva e chi non prega si danna. Brutalmente. Dove con la preghiera c'era sia la preghiera che i sacramenti ben vissuti. Soprattutto quelli che si possono ripetere. Un battezzato non può avere altra forma lecita di matrimonio che quello fondato sul sacramento. Non esistono né matrimonio al comune né convivenze. Bene, terminato questo fantastico numero 27, comincia la parte prima, il credo, ossia le principali verità cristiane. Allora, anche qui c'è una parte introduttoria dove si parla dei misteri principali della fede. Penso che possiamo farli prima di concludere oggi, che credo di sì. Allora, numero 28. Quali sono le verità rivelate da Dio? L'ho già anticipato commentando la prima parte del numero 27. Dice, le verità rivelate da Dio sono principalmente quelle compendiate nel credo o simbolo apostolico. E si chiamano verità di fede perché dobbiamo crederle, attenzione, con piena fede, come insegnate da Dio, il quale né si inganna né può ingannare. Vogliamo recitare il simbolo apostolico in modo che possiamo vedere proprio la sintesi. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Già qui Dio esiste. Padre onnipotente l'abbiamo già visto che significa. Creatore l'abbiamo già visto, del cielo, quindi gli angeli, il paradiso e della terra. Questo è il simbolo in forma breve. E in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore. È il tuo Signore, Gesù Cristo, il tuo Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, quindi non è nato come sono nato io e come sei nato tu. E quindi la Madonna è vergine nel concepimento e nel parto. Quindi vedete tutte quante le sto facendo qualche cenno delle verità implicate in ogni singolo passaggio, no? Nacque da Maria Vergine, da Maria Vergine, quindi è nato virginalmente. E la Madonna non ha mai avuto rapporti con San Giuseppe. Patì sotto Ponzio Pilato la sua passione. Fu crocifisso, è andato in croce, morì e fu sepolto. Fu sepolto perché è morto veramente, non è morto per finta. Discese agli inferi. Questo c'è nel simbolo apostolico, non c'è nel credo nuovo. Gli inferi erano lo Sheol, il soggiorno dei morti. E ripeto, perché prima della venuta di Gesù Cristo, prima del compimento della redenzione, manco San Giuseppe era andato in paradiso, manco Mosè, manco Abramo,
manco Adamo, manco tutti i profeti, non c'era nessuno. I buoni, tra virgolette, passatemi questo termine, stavano in quello che la scrittura chiama lo Sheol, cioè il regno dei morti, il limbo, lo sentiremo chiamare proprio nel Catechismo dei Santi Decimi, che distingue tra il limbo dei Santi Padri, dove c'erano appunto i giusti dell'Antico Testamento prima della redenzione, e il limbo dei bambini, oggi messo in discussione da qualcuno, ne parleremo poi a suo tempo. Quindi discesa agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, la vera risurrezione di Gesù, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, l'ascensione. Di là verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, il ritorno di Gesù che non sarà più nell'umiltà ma nella gloria a cui seguirà se, il giudizio universale. I vivi e i morti, cioè i vivi e i morti, non i vivi e i morti biologici, quelli che sono morti in grazia, che sono vivi, quelli che sono morti da morti e che andranno incontro alla seconda morte con il giudizio universale, come dice San Giovanni nell'Apocalisse. Poi, credo nello Spirito Santo. Credere nello Spirito Santo vuol dire anche credere in tutti e sette i sacramenti. La Santa Chiesa Cattolica, verità di fede sempre difficile da credere. La comunione dei santi, quindi la comunione dei santi significa il paradiso, significa l'intercessione dei santi, significa prenderli come esempio, significa la dottrina delle indulgenze implicata nella comunione dei santi, la remissione dei peccati. Battesimo e penitenza, la risurrezione della carne. Voglio vedere in quanti ci credono. Sapete la Chiesa come ha formalizzato? Noi prenderemo questo stesso corpo che abbiamo avuto in vita, evidentemente glorificato e, come dire, espunto da tutti quanti i difetti che l'hanno accompagnato in questa valle di lacrime. Un corpo glorificato, ma questo corpo, Gesù Cristo risorto, sì, l'hanno toccato. La risurrezione della carne, la vita eterna, amen. No. La vita eterna, amen. Poco prima di iniziare questa catechesi ho scritto un tweet, dove, citando, lo vedo al volo, il Salmo 32, dice queste testuali parole: gli occhi del Signore sono sopra quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua misericordia, per liberare le loro anime dalla morte e sostentarli nel tempo di fame. Quindi, liberarli dalla morte. La vita eterna esiste. La buon'anima di Pino Daniele cantava in una canzone: è il paradiso che forse esiste. No, no, non c'è forse esiste, esiste come? La vita eterna esiste come? E i figli di Dio sono dei grandi investitori perché investono tutto nella vita eterna. Noi investiamo tutto nella vita eterna. Noi la vita terrena, che amiamo per carità, noi stiamo sulla terra perché il nostro Signore ci ha mandato qui. Altrimenti saremmo già in paradiso. Tutto quello che il nostro Signore fa, noi ci sta tutto quanto benissimo. Qui abbiamo una missione da compiere, qui dobbiamo glorificarlo, dobbiamo fare la sua volontà, ma noi non siamo attaccati alla vita terrena. Non abbiamo paura della morte. Tutto il terrore che c'è in giro, che si taglia col coltello, che sono tutti terrorizzati dalla prospettiva di una possibile morte, non è roba da figli di Dio. Noi non siamo terrorizzati dalla morte, noi siamo terrorizzati dalla morte eterna, non dalla morte corporale. Quello sì, perché come esiste la vita eterna, purtroppo esiste anche la morte eterna. Quello è il problema grosso, non la morte corporale. Quindi queste verità di fede del simbolo apostolico dobbiamo crederle con piena fede, perché insegnate da Dio il quale né si inganna né può ingannare. In un altro ciclo di catechesi, però questo è il catechismo in esempio decimo, lo ripetiamo,
abbiamo ricordato le verità di fede per ogni credente, cioè devono stare al primo posto. Il caso Galilei, l'ho detto infinite volte, però purtroppo il problema del caso Galilei era l'ordine delle verità, non la condanna di un uomo che aveva acquisito delle conoscenze con una nuova forma di scienza, incontrovertibile tra l'altro, perché è la scienza che tu si basa sull'osservazione, sull'ipotesi che poi tu verifichi e riproduci in laboratorio, da un punto di vista empirico-soggettivo, ha il carattere dell'incontrovertibilità. La Chiesa nemica della scienza che si tappa gli occhi anche davanti all'incontrovertibile. Questa è la vulgata che gira, d'accordo? E non è escluso che ci sia stato qualche uomo di Chiesa che avesse una mentalità ristretta in questo modo, né questo desta scandalo, almeno per quanto mi riguarda, perché siamo abituati a vedere di tutto, insomma, come è possibile, ahimè, anche negli uomini di chiesa. Ma il problema fondamentale era questo. Il discorso di Galilei era molto molto semplice. Siccome che 2 più 2 fa 4, adesso semplifico, cioè è vero per tutti ed è autoevidente, che esiste il paradiso non è come 2 più 2 fa 4, perché è una verità di fede, non è evidente. Quindi che 2 più 2 fa 4 è la forma di verità principale, perché ha l'evidenza empirica. E qui casca l'asino. Non è così, perché le verità di fede sono più certe che 2 più 2 fa 4, cioè è più facile che 2 più 2 faccia 5 che non che il paradiso non esista. E questo deve essere non un modo di dire, ma deve essere una cosa che tu c'hai nel cuore. Capito? Per questo che i cristiani, sotto questo punto di vista, altro che rigidi, peggio. Pensiamo al coraggio eroico, alla rettitudine, all'integrità dei martiri. Da dove veniva? Io cito sempre il caso di una piccola, di una gigantesca martire della mia terra, che è Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti è morta per non avere un rapporto sessuale prematrimoniale, punto e basta. Si è fatta ammazzare. E mentre quello l'ammazzava, si tirava giù le vesti. E ha detto una cosa molto semplice: che fare? Sa, non si fanno queste cose. Chi le fa? Va dritto dritto all'inferno. E io queste cose non le farò mai. Manco morta. Manco morta. E infatti l'ha ammazzata. Ammazzami e poi se mi vuoi violentare da morta, accomodati pure. Ma da morta però, non da viva. Da dove viene questa cosa qui? Quella ragazzina non c'aveva nessun dubbio che i peccati mortali le portano dritto dritto all'inferno. E non si vanno per nessun motivo, manco morto, manco morto, manco morto. Le minacce, capito? Te minaccio che t'ammazzo. Lo fai? No, non lo faccio. Tu fai tutto quello che ti pare, perché non è che se tu mi minacci che mi ammazzi, quella cosa che è intrinsecamente cattiva diventa buona. Sempre cattiva rimane. Una persona che dovesse cedere certamente avrà una responsabilità diminuita, perché non è la stessa cosa fare quella cosa volontariamente oppure cedere terrorizzato dal dover morire piuttosto che farla. Ma non diventa buona. Non diventa buono. Io non vado a messa la domenica potendo andarci, ma manco morto, ma non esiste. Se uno, ma questo è conseguenza dell'assimilazione del fatto che quando si è dinanzi ad una verità di fede e analogamente, quindi una verità morale, tu sei più sicura di quello che non che 2 più 2 fa 4. Questo era e questo, perdonatemi, che questo è. E perché è più sicuro quello che non che 2 più 2 fa 4? Perché
una evidenza empirica è inferiore all'autorità di Dio che parla. Certo, le leggi naturali, la risposta è l'Altissimo, ma una verità di fede rivelata dipende da una manifestazione di volontà divina. Per cui, cioè, se Dio dice una cosa, Dio non è come noi, che spara balle o che inganna. Se Dio dice una cosa, quella cosa è, punto e basta. Quindi non sono questioni di lana caprine queste qua. Ma sì, ma vabbè. No, no. C'hanno delle conseguenze. Il giusto vive di fede, si legge nel Nuovo Testamento, il grande San Paolo. Che significa? Significa questo. Nel commento al tweet, perché poi l'anima nostra aspetta con fiducia il Signore perché è il nostro aiuto e il nostro protettore. Io ho scritto il commento mio. Bisogna fissarsi bene in mente queste parole del Salmo 32 per affrontare le prove attuali. Io ricevo in continuazione mail, telefonate, cioè di persone che stanno in difficoltà dinanzi a tante cose. Dico, beh, si teme la morte? C'è scritto qui, c'è cioè chi ci libera per liberare le loro anime dalla morte. Salmo 32. Si teme la fame? Si teme la fame. Per liberare le loro anime dalla morte e per sossertarli nel tempo di fame. Quindi c'è chi provvede. Ci si sente minacciati, depressi? C'è chi ci protegge e colui in cui dobbiamo avere fiducia. L'anima nostra aspetta con fiducia il Signore perché Egli è il nostro aiuto e il nostro protettore. Questo è un salmo. Anche un salmo è verità rivelata, perché il salmo è parola di Dio. Lui ci ha messo in bocca queste parole per pregare, e perché pregando attraverso queste parole noi potessimo diventare granitici, rocciosi. Ma tu ci credi a queste parole? Cioè, allora, il discorso è molto semplice. Qui adesso stiamo affrontando, cioè, questo è un salmo. Il salmo fa parte del canone delle scritture ispirate. Una scrittura ispirata è una manifestazione della volontà di Dio. Lì c'è Dio che sta parlando, non è Pinco Panco. Allora, se tu sei fermamente convinto che è Dio che parla e Dio non inganna né può ingannare, che quello che sta scritto qui sta al di sopra di qualunque conoscenza e scienza umana che tu possa acquisire, ma di che cosa vogliamo parlare? Gli occhi del Signore sopra quelli che lo temono. Questa è la prima, è l'unica cosa importante. Sono quelli che lo temono, non sono quelli che sono terrorizzati di lui. Sono quelli che lo mettono al primo posto, che lo amano, che lo adorano, che lo riveriscono. Ma se Dio è con noi, dice San Paolo, ma chi sarà contro di noi? Siamo ancora nel tempo di Natale. Sapete le parole più belle che la Madonna ha ricevuto e quelle che le fanno ancora vibrare il cuore, a quanto lei stessa ha detto? Il Signore è con te. Ma se il Signore è con noi, ma chi ci tocca? Sotto tutti i punti di vista, ma chi ti fa niente? E se qualcosa o qualcuno ti toccherà, stai tranquillo che quel qualcosa o qualcuno che ti tocca perché è andato prima a bussare alla porta a Domine Dio, chiunque sia, male fisico, psichico, morale, spirituale, persona, diavolo, chiunque sia, deve andare a fare toc toc all'Altissimo e dire: posso toccarlo a questo che è roba tua? Se il nostro Signore fa come a Giobbe, dice sì, toccalo, perché quel toccamento lui non lo sa, ma lo so io, gli farà bene. Non glielo dice chiaramente che è cattivo. Vai, vai. E quindi, amico, ma mi arriverà. Sempre dentro questa prospettiva. Il nostro Signore mi ha fatto arrivare e usciremo alla grande. Altrimenti non ti arriva. Allora, numero 30, nel 29 spiega brevemente che cos'è il credo. Possiamo leggere: il credo, simbolo apostolico, è una professione dei misteri principali di altre verità rivelate da Dio per mezzo di Gesù Cristo e insegnate dalla Chiesa. Che cos'è mistero? Ecco, questo è un altro punto fondamentale. Mistero è una verità superiore, attenzione, ma non contraria alla ragione, che crediamo perché Dio l'ha rivelata. Attenzione, questo è un punto fondamentale.
tutte le verità di fede si possono tranquillamente chiamare misteri, tant'è vero che dopo, subito dopo, dirà quali sono i misteri principali della fede professati nel credo. Vediamo chi se li ricorda, i due misteri principali della nostra fede, da cui tutta la nostra fede dipende e da cui tutte le verità di fede e i misteri quindi della fede discendono. Allora, innanzitutto dice, che cos'è un mistero? Un mistero è una verità a noi superiore, quindi non la puoi perfettamente conoscere. Quindi ne puoi avere una conoscenza vera, ma non adeguata. Secondo, non lo puoi perfettamente comprendere, perché si comprendist non est Deus. Prima abbiamo parlato della Santissima Trinità. Si dicono delle cose della Santissima Trinità per, come dire, posizionare in modo corretto la nostra fede nella Santissima Trinità. Ma la nostra mente non è che ci arriva tanto a penetrare, a comprendere. Com'è possibile che sono tre distinti, ma senza essere separati? Quindi non sono tre dei, ma comunque fanno parte di una ineffabile unità, che non annulla però la distinzione. Capisco l'italiano, quindi mi faccio una pallida idea, ma non lo posso comprendere, penetrare a fondo. La stessa cosa, l'incarnazione di Gesù Cristo, l'abbiamo detto prima. Il Verbo scende nel grembo della Vergine Maria e immediatamente appena viene concepito, la Santissima Umanità la unisce alla sua persona e da quel momento diventa indissolubile da lei. Oh, però al tempo stesso il Verbo è sceso. Si è incarnato solo il Verbo, non anche il Padre e lo Spirito Santo, però loro stanno sempre insieme. Il Verbo al tempo stesso è tutto presente nel grembo di Maria, ma non ha lasciato la Santissima Trinità. È anche, evidentemente, in cielo alla destra del Padre. Cioè, se uno si mette. Cioè, capiamo, no? No, non capiamo perfettamente. Quindi, balbettiamo. Quindi. Le verità di fede sono tutti misteri. Ora, queste cose sono superiori, ma non contrarie alla ragione. Non contrarie. Perché che esista un Dio non è affatto una verità contraria alla ragione, il primo. Perché? Perché nella Bibbia si legge che nei Salmi, che lo stupido pensa che Dio non esiste, non l'ateo. La retta ragione può arrivare con certezza all'esistenza di Dio. Vabbè, però che Gesù Cristo è il figlio di Dio ci vuole la fede. Insomma, sì, ci vuole anche la fede. Insomma. Ma Gesù Cristo, nella vita terrena, lui è andato dicendo in giro io sono il figlio di Dio. Ma attenzione, i segni che lo era li ha dati tutti. Quali sono le cose caratteristiche di Dio? Uno, l'onnipotenza. Ha fatto i miracoli, l'onniscienza leggeva i cuori, il dominio assoluto e l'impero su tutti, scacciava i demoni, la conoscenza del futuro, ha predetto a Pietro il rinnegamento, tanto per dirne una. Poi l'onniscienza, lui conosceva e leggeva i cuori, quello che sapeva quello che c'era dentro ogni cuore. Che ne sai? Ci stanno gli episodi del Vangelo, la guarigione del paralitico, no? Quando gli portano il paralitico e scoperchi nel tetto. C'è coraggio, figliolo, ti sono rimessi i peccati. Chiacchiericcio sottovoce. Lui che cosa dice? Perché state dicendo queste cose? Perché state pensando cose malvagie? Non ci credete che io posso rimettere i peccati, quindi che sono Dio? Allora, vi faccio vedere, vi do la dimostrazione. Alzati e cammina. Quindi, miracoli, conoscenza dei cuori, profezie, scacciamenti dei demoni, sono tutte dimostrazioni. Poi ci sta la risurrezione. Poi ci sta quello che racconta San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, che dopo che fu risorto l'hanno visto più di 400
persone contemporaneamente in posti diversi. Qualcuno è capace, sono tutte prerogative divine, quindi certamente che ci vuole anche la fede. Quindi ecco perché si dice che è un atto che tu ti affidi ad una verità superiore, ma non contraria alla ragione. Perché tutte quante le verità, cioè è ragionevole anche, cioè è più ragionevole pensare, cioè, che dopo la vita non c'è niente. Quindi che una cosa bella come è un essere umano, perché un essere umano è una cosa bella, che sente nel cuore un anelito alla pienezza di vita, all'infinito, quindi dopo che uno è morto si va sotto 4 metri di terra e è finito tutto quanto. È ragionevole una cosa di questo genere. Una retta coscienza non può rispondere. Sì, è ragionevole. Non può, perché non lo è. È ragionevole che tutto quanto il male che vediamo in giro non si spiega da solo, ma ci deve essere una spiegazione. La fede cattolica ne dà una molto ben precisa circa l'origine del male. E se uno va dentro, io sto facendo un ciclo di catechesi, molti di voi lo sanno, di quelli che mi seguono, sul peccato originale, che è molto importante, perché se uno se ne fa una certa lettura, vedrà come da quella certa lettura discendono tutta quanta una serie di cose che dentro quella dinamica, pur nel male, hanno una perfetta coerenza. Ma tu per capire un processo devi capire ciò che l'ha originato, per quanto possibile. Quindi i misteri sono verità superiori, ma non contrarie alla ragione. Li crediamo perché Dio li ha rivelati, ci trascendono, ma non umiliano o mortificano la dignità dell'uomo. Perché fede non significa fideismo. Fede significa accolgo ciò che è più grande di me, ciò che non posso conoscere perfettamente né comprendere pienamente, ma ciò che è sommamente ragionevole, anche se non razionale, né tantomeno dimostrabile in maniera incontrovertibile. Perché se fosse questo non sarebbe più una verità di fede, ma sarebbe una verità che oggi chiamiamo scientifica. Bene, ci fermiamo qui. La prossima volta riprenderemo dai due misteri principali della nostra fede, il segno della croce, cose bellissime ci attendono, ecco, nel nostro percorso meraviglioso. Ecco, ci siamo fatti una bella overdose di sana e santa fede divina e cattolica. Sicuramente queste cose, a prescindere anche dall'inadeguatezza del mezzo che le diffonde, male non fanno, è tutta salute. Di nuovo a chi ha seguito la diretta, dato che siamo ancora nell'ottava di Natale, un santo Natale, Dio vi benedica a tutti, la Madonna sempre vi protegga e ci vediamo, se Dio vuole, alla prossima puntata.